Dallo schifo che è attualmente e che come nei secoli passati è stata diversa, così possiamo fare un mondo diverso e migliore anche nel futuro. Io sono un insegnante, mi chiamo Alvaro Berardinelli, sono rappresentante sindacale del sindacato Unicobas Scuola al liceo Mamiani di Roma, che è un liceo classico. E io sono qui perché secondo me quello che si sta consumando in questi giorni è un delitto perfetto. Diciamo, come i ladri agiscono di notte, questi signori asserragliati nei loro palazzi con i loro super stipendi perpetrano un delitto contro lo Stato democratico, e questo delitto si articola in due fasi: una contro la Costituzione, perché è evidente che quello che stanno facendo, esautorando uno dei due rami del Parlamento, quello che è stato sempre più in difesa della Costituzione, il Senato, stanno facendo proprio questo, stanno affossando lo Stato democratico. Presto metteranno mano anche alla prima parte della Costituzione, probabilmente, per togliere del tutto la sovranità popolare. E l'altra parte del piano è affossare la scuola statale. Perché noi abbiamo una ministra, Giannini, che da quando è diventata ministra non fa altro che dire che le scuole private sono migliori di quelle pubbliche, ma dimentica, o finge di dimenticare, perché chiaramente essendo una persona preparata sa benissimo quello che fa e che dice. Finge di dimenticare che in realtà è la scuola statale, quella libera, quella in cui c'è ancora la libertà di insegnamento garantita dall'articolo 33 della Costituzione, che dice l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Dunque, affossare la Costituzione e affossare nello stesso tempo la scuola fanno parte di un identico piano, quello che permetterebbe al governo e a tutti i governi futuri, stranamente sempre più simili tra loro, che siano di destra o di sinistra, tra virgolette, permetterebbe ai governi presenti e futuri di agire indisturbati, perché la maggior parte della popolazione non avrebbe più gli strumenti culturali per riconoscere quando viene ingannata, perché ormai siamo di fronte a un'opinione pubblica italiana che si fida ciecamente dei telegiornali che presentano la politica come quello che ha detto Renzi, quello che ha risposto Berlusconi, quello che ha detto Brunetta, e i giornalisti dimenticano di dirci cosa stanno scrivendo nelle leggi, di informarci esattamente su quali sono le direttrici della loro politica. Ed ecco, la scuola, fornendo una scuola forte come era un tempo, con contenuti culturali elevati, che diano anche il senso del nostro passato, quindi di ciò che può essere il mondo, che diano anche la sensazione che il mondo non necessariamente deve essere per sempre quello che è attualmente, ma che può essere diverso. Una scuola che insegni il bello, che insegni l'arte, la poesia, la musica, che faccia capire che l'uomo è capace di elaborare altri valori che non il semplice denaro. Una scuola del genere per questi signori è pericolosa, perché permette appunto di pensare liberamente, ma noi abbiamo bisogno di una scuola libera, perché siamo di fronte a sfide veramente epocali. Abbiamo bisogno di gente che sia informata del cambiamento climatico in atto, sul quale i vari governi e i vari giornalisti cercano di disinformare continuamente l'opinione pubblica. Abbiamo bisogno di persone che siano capaci di decifrare il momento storico in cui ci troviamo, appunto con i progetti eversivi di vario segno che si sovrappongono e si aiutano l'uno con l'altro. Abbiamo bisogno di gente che sia capace di pensare in modo diverso dalle ideologie dominanti, dalle religioni dominanti. Siamo di fronte a un ritorno del Medioevo, con gli jihadisti che nel mondo arabo vogliono riportare indietro le lancette della storia. Quindi abbiamo bisogno di una scuola forte che dia contenuti culturali elevati, e questi signori non la vogliono. Vogliono una classe docente che lavori come degli impiegati 8 ore al giorno in classe, o per fare supplenze, o per accogliere le persone del territorio nella scuola dalle 8 alle 22, come se la scuola fosse tutt'altro che una scuola, cioè un ente di intrattenimento, un luogo dove ci si incontra per prendere il caffè o per parlare di sport, evidentemente, perché gli insegnanti che fanno bene questo lavoro non possono farlo per più di 18 ore a settimana in classe, perché poi il nostro lavoro è composto di tanti altri impegni fuori dalla classe: incontri con i genitori, seguire gli alunni in difficoltà, migliorare le prestazioni degli alunni migliori, correggere i loro compiti, preparare le lezioni. Il nostro è un lavoro in cui non si stacca mai la spina. Per farlo bene non si può stare più di 18 ore in classe, come è riconosciuto in tutti i paesi civili. Non è vero che noi lavoriamo meno degli altri colleghi, è vero che siamo pagati la metà come minimo degli altri colleghi. I colleghi svizzeri
sono arrabbiati perché da molti anni non gli aumentano lo stipendio. I colleghi svizzeri guadagnano 7.000 euro netti e hanno scatti annuali. L'unica categoria in Svizzera che ha gli scatti automatici annuali è quella degli insegnanti. Un paese come la Svizzera, dove il neoliberismo è assolutamente dominante, eppure si riconosce che gli insegnanti non svolgono un lavoro qualunque, ma hanno una professionalità specifica, concentrata, faticosissima, di alto valore, e che quindi vanno ben pagati e aiutati con il loro orario, con le pause. E quindi noi crediamo che tutto questo vada difeso e vada rivendicato, proprio per salvare la società. Questi signori asserragliati nei loro palazzi sanno bene che i soggetti rivoluzionari sono gli insegnanti, perché è rivoluzionario il sapere in questo paese e in questo mondo in cui sono sempre meno le persone che sanno e sono sempre di più che le persone che purtroppo si lasciano imbonire da questi imbonitori super pagati che sono i nostri politici. Per aiutarci a contrastare questo progetto, così come tutti dobbiamo contrastare il progetto di smantellare la democrazia in Italia come in tutti gli altri stati d'Europa. Perché qui con la scusa dell'economia ci stanno togliendo i nostri diritti. Non può essere solo il dio denaro l'unica religione esistente. I senatori che saranno nominati saranno tutti senatori del PD oppure di Forza Italia o magari del Movimento 5 Stelle. Gli altri partiti non saranno rappresentati. E quindi si fa col combinato disposto tra l'Italia, la modifica del Senato e le leggi elettorali, avremo un Parlamento monocolore. Guardate che cosa sta succedendo. Questa manifestazione può e deve essere, secondo me, l'inizio di una presa di coscienza da parte di tutti i partecipanti, affinché poi, come dei piccoli atomi, si possa tornare a casa, sul posto di lavoro, lì dove si svolgono le nostre forme di socialità, per continuare l'opera di controinformazione che è stata avviata. Noi abbiamo questo obbligo morale, dobbiamo far capire al maggior numero possibile di cittadini e non soltanto di elettori che qui si sta veramente giocando una partita importantissima. Voglio sperare che non sia decisiva. Voglio sperare che ci sia ancora un vento di libertà che possa accompagnare il nostro futuro. Voglio sperare che questa consapevolezza attecchisca presso anche elettori di altri partiti, di altri movimenti, che prendano in carico questa battaglia, che è una battaglia non soltanto del movimento, ma di tutte le persone che vogliono garantirsi e garantire ai loro figli e ai loro nipoti pluralismo, diritti di libertà e spazi di dibattito, perché questa riforma affossa esattamente i diritti di libertà di tutti quanti noi italiani, come lo fa attraverso una compressione formidabile del parlamentarismo, attraverso un depotenziamento sia degli enti locali sia della seconda Camera, del Senato, delle istituzioni territoriali, perché così si dovrebbe chiamare secondo la dicitura che hanno proposto nel DDL Boschi, perché revocando lo Stato centrale delle competenze a se stesso e non permettendo, ad esempio come avviene in Francia, il dibattito pubblico su materie importanti che coinvolgono le comunità locali, si violerebbe il principio di sussidiarietà, che è un principio fondamentale della nostra Costituzione, per cui la decisione presa su questioni afferenti comunità e portatori di interesse deve essere presa in particolar modo dai soggetti più vicini a quel problema, a quella questione. Quindi noi vogliamo che sia un processo di autoeducazione di tutti quanti gli italiani, quello che parta da questa giornata e da questa piazza, perché è soltanto informandosi che il cittadino potrà ottenere un giudizio equilibrato e potrà pertanto esprimere un voto consapevole e, lasciatemelo dire, anche illuminato. Noi in questa piazza stiamo promuovendo una battaglia di civiltà e soprattutto una battaglia di conoscenza. L'ignoranza è l'obiettivo del potere non democratico, un potere che sia democratico sposa i criteri di trasparenza, di pubblicità e di condivisione dell'informazione
e dunque della conoscenza. Appunto ieri era il 14 di luglio e si celebrava un anniversario importantissimo, che quei valori divengano valori veramente di tutti i cittadini italiani. I valori della Rivoluzione francese devono essere iscritti in tutti coloro che hanno a cuore i diritti di cittadinanza. Quando ero insegnante io ripetevo con uno slogan il significato simbolico della Rivoluzione francese: da sudditi a cittadini, qua c'è qualcuno che ci vuole far tornare ad essere sudditi e noi dobbiamo cercare in tutti i modi di evitarlo. Il Senato può funzionare così come il Parlamento ha, limitando la possibilità dell'esecutivo di inondare il Parlamento di decreti legge, disciplinando la fase emendativa, disciplinando altri aspetti dell'iter normativo, penso per esempio alla sterilità e pertanto alla inutilità della discussione generale cosiddetta, e credo anche che per esempio si possa far lavorare quantomeno il Senato dal lunedì al venerdì e non come si fa abitualmente in questi mesi, dal martedì a pranzo al giovedì nel primissimo pomeriggio. Già intervenire in queste tre modalità potrebbe significare acquistare efficacia ed efficienza in misura enorme, ma ricordo in conclusione che ad esempio la legge Fornero è stata approvata in 8 giorni, quindi quando si volevano penalizzare i cittadini, i portatori di interesse che avevano lavorato e che avevano maturato il diritto alla pensione, lo si è fatto e lo si è fatto in 8 giorni, a dimostrazione del fatto che il Parlamento, se la classe dirigente vuole, può anche lavorare in tempi celerissimi. Spero che chi ascolti abbia la possibilità di discernere le informazioni in entrata che si possono leggere attraverso qualsiasi blog e che si possono anche sentire in TV da parte della classe politica delle larghe intese, perché è importante, come diceva Nicola Mora poc'anzi, diffondere l'informazione, aprire i canali di informazione pura, vera, risvegliarsi ad una verità interiore che ognuno di noi è presente e non farsi più raggirare, non essere schiavi della merce del cinquantino di euro regalato per ottenere poi dagli elettori la propria idea. Non prostituite le vostre idee, non prostituite i vostri principi, abbiate dei principi, se non li avete non andate a votare, perché qui la situazione è veramente grave. Dobbiamo cambiare questo paese, dobbiamo cambiare l'Europa, dobbiamo risvegliarci a dei diritti dell'uomo, non all'oligarchia elitaria che spegne, appunto, come dice qui, il lavoro, la possibilità dei giovani di trovare questo posto di lavoro e non esserne più nemmeno schiavi, perché le possibilità per essere tutti prosperi senza l'egemonia delle banche, l'anatocismo che la classe politica attua costantemente a favore delle banche, potremmo tutti vivere delle nostre risorse attraverso cosa? Ad esempio l'energia libera o ad esempio le risorse agricole che possono essere distribuite meglio, come la permacultura. Perché, come diceva bene quello che il relatore che mi ha preceduto, la distruzione è fondamentale perché forma le menti, perché rende i cittadini consapevoli. L'Italicum, è vero, produce tutti i danni che sono stati ben definiti e descritti, ma non dimentichiamo che questo Parlamento è stato eletto con una legge elettorale incostituzionale. Il problema non è né la riduzione dei costi, perché non riduce niente il risparmio di 47 milioni, al massimo 60 milioni, non è il problema quello di velocizzare, perché se si lavora seriamente all'interno dei palazzi si velocizza e si lavora in maniera seria, perché qui ci hanno portato solo a votare decreti minestrone, non ci hanno fatto votare leggi organiche.
organiche risolutive per qualunque problema, ma vengono buttati all'interno di un minestrone i vari problemi, mettendoci dentro anche i contentini per gli amici degli amici. Allora basta, è un'Italia in modo capillare in tutte le istituzioni invasa dalla mafia, e lo sta dimostrando tutte le indagini che ci sono a tutti i livelli, lo stanno dimostrando le corruzioni della TAV, del MOSE, dell'Expo, è stato denunciato di tutto e di più, siamo in mano a continue denunce. Allora basta, come italiani veramente alziamo la testa e facciamoci sentire. Noi giovedì ci saremo, stiamo davanti a tutti i posti di istituzione, mettiamoci davanti a qualunque logo istituzionale, organizziamo flash mob, ma facciamo capire che non è vero, che non è vero che gli italiani vogliono questa riforma, che non è vero che gli italiani accettano questo scempio, e che assolutamente devono rispondere alla volontà degli italiani.